Le parole che mi rappresentano: piacere della curiosità, efficacia dei risultati e futuro. Tutta la ricerca si basa sulla passione, l'entusiasmo e sul piacere di curare quello che stiamo facendo e quindi di studiare cose nuove con curiosità. La parte di ingegnere che è in me fa sì che noi dobbiamo ottenere dei risultati che abbiano un impatto sia nella teoria e sia nella società e nell'industria. E ciò che facciamo sicuramente lo facciamo per il futuro e pensando al domani e non soltanto all'oggi. Il cambiamento che c'è stato in me da fare ingegneria e quindi pensare di essere solo una tecnologa a fare ricerca scientifica e quindi rivolgermi molto di più all'aspetto accademico è nato veramente durante il dottorato, quando ho avuto la possibilità di stare a Londra a studiare reti neurali, algoritmi genetici, aspetti che l'intelligenza artificiale allora non erano per niente efficaci dal punto di vista dei risultati, ma avevano diciamo, un'idea di futuro. Io ho avuto sempre lo stesso filo conduttore che è l'elaborazione di immagini di video che mi ha portato a creare a Modena un laboratorio molto grande. Noi adesso siamo più di una quarantina di professori, ricercatori, dottorandi. Ci occupiamo moltissimo di generare descrizioni testuali a partire dalle immagini e questa è un'attività basata su reti generative, ma anche su allucinazioni, nel senso che sono dati che non sono mai stati spiegati ad una rete neurale, ma che vengono in qualche modo immaginati. Lavoriamo sull'interazione uomo AI e uomo robot. Il fatto che i robot possano muoversi da soli ormai è una realtà, ma io spero che sempre di più nel futuro i robot possano comprenderci per avere un'intelligenza artificiale più umana, ma che possa vivere con noi, non solo dentro il nostro cellulare. Credo che in questo mondo dell'intelligenza artificiale, che è un mondo comunque estremamente tecnologico, essere donna non sia una particolarità troppo rara, però la tecnologia, ahimè, è ancora assolutamente maschile. Quindi siamo veramente ancora poche rispetto ad altri ambiti scientifici. Però io sono sempre fiduciosa nel futuro e penso che questo sia un trend che non si interrompe, perché l'intelligenza artificiale ha delle caratteristiche comunque anche molto femminili. C'è importanza non soltanto di guardare la pura tecnica, ma anche di verificare, diciamo, l'eticità e la centricità umana nel quello che stiamo facendo all'intelligenza artificiale. E spero che tante ragazze giovani possano fare quello che ho fatto io, che hanno fatto le mie colleghe, perché c'è davvero bisogno di donne nel nostro mondo.